Sedicesimo giorno di viaggio, il terzo accampamento in un campeggio. Mi devo sbrigare perché stamattina si è fatto davvero tardi. Oggi ho dormito fino a tardi, ho recuperato quello la notte passata. Stamattina non c'è vento, devo macinare chilometri, devo approfittare prima che si alzi il vento. Bisogna mangiare anche pedalando per cercare di recuperare il tempo. Buono. Allora, io sono quel triangolino blu sulla mappa. Sto costeggiando tutto il fiordo islandese. Dai, ci siamo quasi. È quasi ora di darci la vuelta. Qui ci saranno delle sorgenti di acqua calda, vedo fumare quei ruscelli lì e vedo un po' di gente in giro. Effettivamente l'acqua è caldina. Io ho conosciuto quei due ragazzi italiani e niente, mi saluto e vado via. Questi erano dei bagni termali, credo, dismessi. C'era solamente delle pozzanghere di acqua calda. E lì ho conosciuto quei due ragazzi, Sabri e Davide. Lei, guarda casa di un paese vicino a dove vivo io. E lui invece è siciliano. Due bravi, bravi ragazzi, sono molto simpatici. Caffè e poi un bel pezzo di cioccolata islandese, molto buono. Nel poco che ho mi tratto bene, sì. Mi fermo, ne approfitto subito a lavare le padelle, quello che ho utilizzato per mangiare. Veloce, veloce. Un po' il culo che fa male, fama dopo tanti chilometri. Andiamo a vedere questa cascatina, carina. State aspettando di attraversare? Dai, me, su, attraversa, su! Bravo, dai! Attenti alle macchine!
Minchia quanto è grosso quella nera. Forse è ora di trovare un posto dove piazzare la tenda. Andiamo a vedere qua vicino al mare. Sedicesima notte e tredicesimo accampamento libero, completamente in solitaria. Questa volta vicino al mare. Perfetto, stupendo, una meraviglia. Adesso qui mi accenderò anche un fuoco, almeno cercherò di accendere un fuoco per farmi compagnia. Un po' di olio per lubrificare la catena della bicicletta. Ho trovato un metodo per applicare. Adesso un po' di fiamma. Il fuoco è acceso e la compagnia c'è. Che bel fuocherino. Ne ho di legna da bruciare qui. E se mi vado a fare un giro sulla spiaggia, come ho fatto prima, troverò un sacco di pezzi legno. Fuocherello amico mio, io ti saluto, vado a dormire, mi dispiace lasciarti però devo andare, ciao.